Inizia da qua questo nostro lungo servizio di questa mattina dopo le forti mareggiate di questa notte che hanno devastato tutto il litorale napoletano. Via Caracciolo è completamente devastata, così come sono devastati tutti i ristoranti e le attività commerciali del posto. Continuano questo giro notturno per testimoniarvi la violenza del mare. E ua Massimo, guarda qua che macello! Ua moce pigliamento! Mi rendo conto che il momento è abbastanza particolare, è riuscito a quantificare i danni? Beh, è un po' difficile, è difficile perché anche si è allagato anche dentro, anche tutto il materiale. Pensiamo soltanto a rimboccarci le maniche, al più presto a lavorare. Quello che ci interessa è cominciare a lavorare. Grazie, in bocca al lupo. Questo è quanto rimane dopo il passaggio di quello che possiamo considerare addirittura un ciclone. Le mareggiate sono state fortissime, l'acqua ha superato una distanza di circa 10 metri dal muro di contenimento e di protezione, sostanzialmente danni che si vanno ad accumulare ai già gravissimi danni che stanno patendo gli operatori commerciali dovuti a un assurdo lockdown inconcepibile, ingiustificato. Quindi adesso gli operai stanno cercando di mettere in sicurezza tutta la parte che è stata praticamente divelta, compreso come vedete anche la pavimentazione, un vento talmente forte che ha portato via asfalto e pezzi di pavimentazione stradale. Sono tantissimi gli uomini all'opera che stanno tentando di riportare non alla normalità ma perlomeno di mettere in sicurezza quello che è stato praticamente devastato dalla furia del vento e delle acque di questa notte. Mareggiate fortissime, come dicevamo, il mare ha superato una distanza di circa 10 metri, occupando tutta la sede stradale, in alcuni casi ha allagato per un'altezza di 20 centimetri di acqua il fondo stradale. Stiamo cercando di individuare qualcuno dei proprietari per sentire un attimino quello che è accaduto.